Questo programma è stato realizzato con la collaborazione di Quindi il centro vela Cerro, il top vela e il Cerro sportiva canottaggio. Se c'è qualcuno, salite sul palco. Quanti siete? Benissimo! Finalmente un po' di gente. Che bello! Ciao, benvenuti, benvenuti, benvenuti. Ciao, ciao, benvenuti, ciao, eccoci. Ma che bello vedere tutta questa gente. Allora, Bene, fai tu le domande. vai, vai, vai pure Pino. Luca, conosco te, Ah, però faccio la veniamo un domanda po' più a te. avanti, che sennò non Sì. ci vedono e poi pensano di essere stati qui da soli tutta la sera. Cerro Sportiva Canottaggio. Allora, a che punto siamo? Diciamo inizio stagione siamo messi bene. Domenica abbiamo fatto la prima uscita in gara a Monate con Diego Paroli che è qui con me, che ha fatto un terzo posto, e Mattia che è a casa con la febbre, con l'influenza, che ha fatto un quinto posto come a livello barca olimpica, diciamo tutti e due. Comunque una bella realtà. Nella realtà stiamo riemergendo da capo piano piano. Siamo abbastanza avanti con la preparazione invernale, ma siamo un po' indietro con la preparazione sulle barche. Beh, adesso esploderà la bella stagione, li metti sotto. Speriamo. Grazie mille, Luca. Delle altre società? Non Vela? avete parlato adesso. Vela? Allora, vela. Uno vela, l'aveno, non si può non fare la vela. Beh, però i lavenesi non la fanno tanto, cioè ci sono quattro circoli velici, però la maggior parte della gente che li frequenta viene da fuori, purtroppo. Viene da fuori, però conosce il Lago Maggiore, l'Aveno come paese e con le proprie bellezze. Come mai il lavanese non vuole fare vela? Ma perché penso che vada a momenti, ci sono delle generazioni che fanno vela e poi generazioni che fanno sci o fanno altre cose. Non, come Sport sport, anche difficile comunque. non è difficile. Diciamo che nei paesi dove si scia fanno tutti sci, nei paesi dove c'è il lago gli sport acquatici non si fanno sempre, Comunque è una bella realtà per quanto concerne lo sport lavenese, la vela, diciamo, il centro, giusto? Il top vela? Lui, voi siete Vela Cerro. sono due belle realtà. Due belle realtà, dai, Diciamo, siete cugini e quindi un paese come l'Aveno ha due realtà velistiche, quindi mica tutte ce le hanno. no, per quello sì, ecco, siamo fortunati. Manifestazioni quest'anno. Allora, manifestazioni quest'anno sul lago c'è il campionato del Verbano Italo-Svizzero, di cui Giangi organizza una prova il 4 di luglio, se non sbaglio, che è articolato su 8, no, 9 regate su tutto il lago, a partire da Arona fino alla Svizzera, e nell'arco dalla primavera, adesso la prima regata sarà l'11 di aprile e finirà il 28 di settembre. Quindi un bel momento per far conoscere proprio il lago di Laveno. Sicuramente. Questo deve essere anche un po' l'obiettivo. Allora, io direi che. Una cosa, perché poi alla fine certe realtà, così proprio per una sorta di pudore, però qui anche nell'attività sportiva della vela, lui è stato ed è un grande campione a livelli mondiali, quindi è giusto sottolinearlo e fargli i complimenti e gli auguri perché anche la sua carriera continua e andrà avanti, credo. Quindi davvero tanti auguri. Complimenti, complimenti. Poi adesso lascio la parola anche a Paola perché naturalmente
Lui è un grande sportivo, ma lei è una grande manager, quindi assolutamente bisogna dargli spazio. Però io volevo fare anche gli auguri e complimenti alla nostra squadra di Cerro, perché è una delle attività sportive all'Aveno Mombello la più antica, diciamo così. Quindi una grandissima tradizione, dobbiamo fare davvero i complimenti perché avete continuato nella vostra attività con tantissimo entusiasmo, quindi siete bravissimi, siete in gamba, tantissimi complimenti anche per lui, però, perché sta portando avanti un'attività difficilissima, e quindi complimenti davvero anche a te. Quindi Paola, signora Paola deve confermare una grande cosa. Io ci tengo a dire questa cosa, un po' più avanti, perché tutti. Grazie al comune, grazie alla direzione didattica anche di Laveno, quindi del nostro territorio, abbiamo cercato, e già dal 2000 abbiamo iniziato come primo anno, per diffondere la passione, comunque l'educazione del lago, quindi far vivere la bellezza del nostro lago da un altro punto di vista, quindi non da terra ma dall'acqua. Le scuole e diciamo il comune supportano in questo caso Top Vela per portare tutti i bambini che sono in classe quarta elementare a fare un progetto che lo chiamiamo Vela Scuola. Quindi tutti i bambini del territorio di Laveno, che sono però la scuola diciamo di Mombello, hanno l'opportunità di vivere questa esperienza, che è una grande esperienza, e sembra che abbia sempre voglia di continuare. Quindi un applauso agli enti e alla direzione didattica che appoggia questo progetto. Grazie signora Paola. Allora consegniamo i piatti. Grazie mille, grazie signor sindaco che ci fa da valletta questa sera. Allora Paola, abbiamo dimenticato prima supporta. Di fare le domande ai prime tre società premiate, che erano il gruppo Cinofilo Lavenese, la società Pesca Sportiva e il CAO. Sì, però se sono ancora in sala li vorrei rinvitare sul palco per fargli una domandina anche a loro. Ok, ci allora siete? Se ci siete ancora risalite. Grazie mille, buon grazie proseguo mille a tutti e voi. Auguri ancora, grazie. Ciao Luca.